Amici di Simotori, amici di Sport Italia, buonasera e ben ritrovati. Nuovo appuntamento con il nostro format dedicato al mondo dei motori in generale. Mai come questa sera, perché questa sera affrontiamo un argomento estremamente delicato e per questo anche piuttosto complesso, ma che vale la pena ovviamente analizzare, perché stiamo vivendo, e ve lo raccontiamo anche noi, dal nostro punto di vista, una fase di transizione importante a livello di automobilismo, perché sappiamo che la scadenza del 2035, la transizione energetica, un passaggio definitivo verso la mobilità 100% elettrica sono orizzonti sempre più incalzanti per chi costruisce, ma anche per chi guida ovviamente le auto, oltre che per chi le racconta, come il nostro caso. E allora oggi parliamo dell'educazione che va in qualche modo introdotta soprattutto nei confronti dei più giovani, di coloro che guideranno da qui al prossimo 2035 gran parte delle auto che circoleranno ovviamente anche in Italia, perché iniziare a guidare elettrico ha una serie di responsabilità che ovviamente bisogna anche raccontare nel dettaglio, perché è un modo diverso di affrontare il concetto automobilistico, e questa sera lo faremo con due prospettive differenti ma altrettanto significative. E poi vi porteremo comunque alla scoperta, come al solito, di modelli che vi abbiamo in parte già raccontato ma che fanno dell'innovazione il loro punto di forza. Protagonista essenziale della puntata sarà un brand, come al solito, in questo caso Citroën. E allora, per parlarci anche di Citroën, abbiamo Alessandro Musumeci. Buonasera Alessandro. Buonasera, buonasera Filippo a tutti. Direttore marketing Citroën Italia. Accanto a lui il segretario di UNASCA, Emilio Patella. Buonasera Emilio. Buonasera. E ben ritrovato anche a te. E poi naturalmente diamo il ben ritrovato al desk dall'altra parte dello studio, ma assolutamente centrale nella nostra puntata, Elisa Donatini. Ciao Eli. Ben ritrovato Filippo. Quest'oggi ovviamente, come già anticipato, ci saranno degli argomenti davvero interessanti, delicati sotto tanti punti di vista. Abbiamo diverse immagini, diverse schede anche d'approfondimento per andare effettivamente a commentare quelli che sono gli argomenti insieme ai nostri ospiti. Partiamo subito da questo, Elisa, partiamo subito da te, quindi chiederei appunto alla regia coordinata da Stefano Rutigliano di rimanere sul desk di Elisa Donatini, perché il primo argomento di fatto ce lo introduce un modello del tutto innovativo che abbiamo già raccontato negli ultimi tempi. Stiamo parlando di Citroën AMI, che abbiamo riassunto una volta di più, Elisa, con una scheda realizzata come al solito da Silvia Toglia. Eli. Sì, andiamo a vedere effettivamente in grafica quelli che sono i dati un po' che vanno a descrivere questa vettura che abbiamo visto in più occasioni a Simotori. Ed ecco qua, Citroën AMI, la rivoluzione elettrica, abbiamo chiamato così la nostra scheda, un quadriciclo leggero, misura e lunghezza 2,04 m, larghezza 1,30 m, altezza 1,50 m, diametro di sterzata di 7,2 m, motore elettrico da 8 cavalli, batteria da 5,5 kWh, autonomia di 75 km. Questa è la Citroën AMI. Alessandro, prima di entrare nel dettaglio di perché Citroën AMI sarà protagonista della puntata odierna, perché è legata ad AMI, sono legati ad AMI un paio di progetti molto importanti, ci riassumi, ne abbiamo già parlato abbondantemente negli ultimi tempi, quello che realmente rappresenta AMI per voi. Abbiamo intitolato la nostra scheda, che possiamo anche andare a rivedere, la rivoluzione elettrica. AMI è un'autentica rivoluzione. Allora Filippo, sicuramente è una rivoluzione, perché ha aperto un mercato nuovo e ha sviluppato un mercato, quello delle minicar, delle cittadine, che prima era considerata una nicchia, e invece, diciamo, rispetto ai volumi generati, agli ordini, a inizio anno abbiamo celebrato e festeggiato oltre 10.000 ordini dal lancio. Quindi devo dire che AMI è prima di tutto un successo commerciale, un successo culturale, e ci permette di rendere l'elettrico accessibile a tutti. Ecco, questa è la prima vocazione, la missione di AMI è questo, rendere la guida elettrica accessibile a tutti, per una ragione anche di fascia di prezzo, quindi di accessibilità di prezzo, ma anche per una questione di accessibilità in termini di età. E infatti AMI, essendo omologata come quadriciclo leggero, si può guidare a partire dai 14 anni, ed è per questo motivo, fondamentalmente questo, che ci ha spinto poi a sviluppare tutta una serie di progetti di cui parleremo oggi. Assolutamente sì, una macchina che insomma si caratterizza, qua non a caso insomma abbiamo preso un video, ma ne abbiamo anche un altro, chiedo ovviamente alla regia, in cui si mostrano un target evidentemente giovanile, perché come ci spiegava Alessandro, il fatto di poterla guidare già da 14 anni proietta pesantemente questa vettura in una sfera young, una sfera molto giovane appunto dei ragazzi che si approcciano per la prima volta alla dimensione automobilistica. E per questo ovviamente c'è anche una responsabilità in essere, però una macchina veramente
un modello, un veicolo veramente molto interessante. Abbiamo le immagini, ragazzi, mandateci le immagini dalla regia. Elisa Donatini, però torno da te, prima di coinvolgere anche Emilio Patella e nuovamente Alessandro Musumeci, con queste immagini ci racconti quali sono i progetti che oggi metteremo in evidenza e che in qualche modo sono ricollegati proprio alla piccola microcar di casa Citroën. Elisa. È un argomento davvero interessante, Filippo, quest'oggi. Parliamo proprio di Citroën AMI 100% elettrica, che è anche protagonista di Rispettami. E ovviamente anche in questo caso c'è un po' un gioco di parole, che è un progetto davvero interessante e molto bello contro il bullismo e il cyberbullismo. Un po' a conferma dell'impegno di Citroën al fianco degli studenti e delle nuove generazioni, come avevi tra l'altro anticipato tu nella nostra trasmissione. Sull'onda del successo ottenuto in primavera 2022 nel nord Italia, parte dalla seconda fase della campagna educational, fortemente voluta tra l'altro da Citroën, lo ricordiamo, sulla mobilità elettrica e la sostenibilità ambientale, rivolta alle scuole secondarie di secondo grado, c'è anche a questo progetto che effettivamente va ad arricchire il lato umano, possiamo dire, di Citroën. Il progetto formativo coinvolge oltre 10 istituti scolastici del centro e sud Italia. Si è partiti dalla Maddalena, dove Citroën è già presente con il progetto Citroën Drive la Maddalena Electric, per poi proseguire con Olbia, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Salerno, Taranto e Matera. Declinato in sessioni in aula e test drive, lo ricordiamo, l'iniziativa vede protagonista così Citroën AMI, come abbiamo detto, 100% elettrica, le immagini le abbiamo viste, quindi un progetto sicuramente interessante sotto tanti punti di vista. Assolutamente sì, non solo, ci commenti prima Rispettami, Alessandro, questo progetto di sensibilizzazione per i più giovani verso una, quella che è una piaga in qualche modo della società contemporanea, purtroppo, che è quello del bullismo e con le nuove tecnologie anche il cyberbullismo. Sì, assolutamente. Noi ci siamo resi conto che questo fenomeno, questi fenomeni, quindi che hanno due dinamiche un pochino diverse del bullismo e con la sua evoluzione del cyberbullismo, sono una piaga soprattutto sui più giovani, che sono anche le fasce, come dire, più sensibili e più deboli. E c'è stato un pochino un gioco all'inizio con AMI, per cui è stata veramente bullizzata lei. Quindi AMI, se possiamo dire, se mi permettete questa estensione, è il primo modello automotive bullizzato soprattutto sui social, ma alla fine poi con il suo carattere un pochino audace, spregiudicato e canzonatorio, se vogliamo, poi ne è uscita e ne sta uscendo vincitrice nel senso dei risultati commerciali. E allora quindi ci siamo detti che AMI poteva in qualche modo essere l'ambassador per i ragazzi, per i giovani, di dire innanzitutto di sensibilizzare alla problematica e poi di dire come risolvere, come essere vincitori rispetto a questo problema, che sicuramente ha delle soluzioni pratiche e che noi in questo progetto Rispettami verso i giovani vogliamo evidenziare, amplificare. Quindi ci sono delle possibilità per uscire, per superare questo problema, ci sono degli strumenti e quindi il nostro obiettivo è quello di parlare di questo problema e di far vedere e mostrare le soluzioni. Tra l'altro, e naturalmente questo vi fa onore, Alessandro, e saremo assolutamente sempre dalla vostra parte. Fa sorridere, ma è molto indicativo il fatto che AMI sia stata la prima auto bullizzata, come ci dicevi te, perché in effetti da un punto di vista anche strettamente comunicativo, nel momento in cui venne presentata, continuiamo a vedere le immagini, ragazzi, mostriamo le immagini delle auto ovviamente, e è stata molto singolare anche la reazione di noi addetti ai lavori, cioè abbiamo effettivamente anche noi, non dico spalancato gli occhi, però siamo rimasti un po' così, non bullizzandolo ovviamente, ma sappiamo quanto sui social molte volte le parole diventano lame affilate. Però AMI è anche protagonista di un altro percorso, che è quello che si chiama Generation AMI e che viene in qualche modo, e qui interverrei appunto con Emilio Patella, viene in una fase di sensibilizzazione per quel che concerne ovviamente la mobilità elettrica. Oltre 700 classi e più di 17.000 studenti, tra cui anche licei qui nella zona e a ridosso di Milano, hanno avuto modo in qualche modo di avere questi, come possiamo definirli, percorsi formativi legati alla mobilità elettrica, Alessandro? Assolutamente, è un vero e proprio percorso formativo patrocinato da due ministeri e che vale anche per i crediti formativi dei ragazzi, quindi possiamo dire un vero e proprio corso didattico sulla mobilità sostenibile che abbiamo rivolto
rivolto ai ragazzi dai 14 anni in su. E abbiamo anche un'immagine, tra l'altro, anzi un paio di foto, chiedo a Stefano Rutigliano di mandarcele, un paio di foto che ritraggono Alessandro Musumeci, eccolo qua, dove eri e con chi eri qui? Allora, qui ero in via Gattamelata davanti alla concessionaria Citroën e questo ragazzo è il vincitore di un concorso a premi che abbiamo indetto proprio in occasione della prima edizione di Generation Ami, perché a seguito di questo corso didattico sulla mobilità elettrica, sulla mobilità sostenibile, è previsto poi un questionario e quindi tutti coloro che hanno compilato questo questionario hanno partecipato a questo concorso e il ragazzo che vediamo in questa foto è il vincitore e devo dire che ormai sono passati già i 6 mesi di comodato d'uso gratuito di quest'auto e il ragazzo è stato molto soddisfatto e addirittura poi è diventato un cliente vero e proprio di Ami, quindi a dimostrazione di come poi questa esperienza è stata di successo. Emilio Padella, vengo da te. Anche voi come un'asca in questi ultimi mesi vi siete avventurati in maniera esplorativa e formativa con il supporto delle istituzioni, il Ministero dei Trasporti, quello delle, naturalmente i vari enti provinciali, l'Osservatorio della Sicurezza Stradale, ad esempio di una regione importante come l'Emilia-Romagna. Voi di un'ASCA, insieme anche a queste amministrazioni infrastrutturali, vi siete avventurati nelle scuole per parlare con i più giovani di mobilità elettrica. Quale riscontro è arrivato dal vostro punto di vista, dal punto di vista delle autoscuole che rappresenti? Il riscontro per ora è ancora all'inizio. Vorrei soltanto sottolineare che il nostro percorso di educazione stradale nelle scuole è decennale. Certo. Tra l'altro c'è un'esperienza proprio con Citroën veramente bella, che era ecopatente e di cui forse questo progetto è la continuazione. Allora parlavamo di inquinamento, consumi, adesso ovviamente parliamo di elettrico. Quindi sicuramente siamo su quella strada. Parlare di elettrico nelle scuole oggi non è ancora abituale, è molto più semplice parlare di educazione stradale e peraltro devo dire ci sono anche molte resistenze ancora, anche proprio a livello di patente e di Ministero dei Trasporti. Certo. C'è ancora tanto da fare, però sicuramente se non iniziamo dalle scuole non andremo da nessuna parte, sono le nuove generazioni che devono iniziare questo approccio. Tra l'altro mi hanno fatto sapere dal vostro ufficio stampa, che ringraziamo come al solito per la completezza delle informazioni che ci girano, che tra l'altro un'ASCA è stato anche, come posso dire, regista per certi versi di un film che è stato trasmesso in festival importanti e che ha come titolo Strade da Mare, fai la scelta giusta, presentato tra gli altri al Festival di Venezia, a Giffoni e a Ginevra. Chiaramente sempre come tema quella della sensibilizzazione verso i più giovani su quelle che sono e saranno in questa fase pesante di transizione energetica le regole stradali da rispettare. Assolutamente sì, è un film di 30 minuti, è stato premiato come è stato detto al Festival del Cinema di Venezia, al Festival Giovanile Giffoni e a Ginevra dall'ONU come uno dei migliori prodotti di educazione stradale. È un film che è nato dalle storie dei ragazzi, è venuto dopo una serie di interventi nelle scuole dove abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere delle sceneggiature. Sono arrivati circa 2000, abbiamo dovuto fare un tagli e cuci e alla fine è stato fatto questo film dove ci sono 4 storie di ragazzi che si vanno poi a incrociare in un momento tragico che però diventa un momento in cui si fa riflettere sul fatto che certe scelte possono essere pagate molto caramente e spesso non possono essere riparate, quindi bisogna arrivare un attimo prima. È un biglietto di sola andata molte volte, quindi tanto vale non timbrarlo, assolutamente, mi verrebbe da parafrasare in questo modo. Insomma, l'avete capito, abbiamo dedicato questa prima parte abbondante, lo rifaremo anche nelle prossime settimane a questo percorso di sensibilizzazione con Citroën, portabandiera, mi passi questo termine, della sicurezza stradale legata ai più giovani, ma anche dell'educazione non solo stradale, e il progetto ovviamente Rispettami ne è manifesto più che mai efficace, ma anche ovviamente Generation Ami, che rappresenta veramente un percorso di sensibilizzazione importante, perché l'elettrico sta diventando e diventerà sempre più quotidiano e allora è anche giusto che chi quotidianamente utilizza e utilizzerà
i mezzi che circolano sulle nostre strade, i più giovani in particolare, ne siano più che mai consapevoli e all'altezza di quelli che sono rischi, ma anche vantaggi ovviamente, ma anche rischi. Però a proposito di elettrico quotidiano, Elisa Donatini, torno da te al desk. Un'altra grafica si riferisce a un altro modello, per il momento semplicemente un prototipo, ma perché no, magari destinato a proiettarci in qualcosa di più seriale nei prossimi tempi, perché alla fine dello scorso anno Citroen ha tolto il velo su una concept car davvero molto interessante che fa della quotidianità elettrica il suo punto di forza. Quale, Elisa? Citroen o Leap? Per ciò che riguarda il mondo Citroën, andiamo a vedere la grafica che va un po' a raccogliere quelle che sono le informazioni principali. Modalità ottimizzata, abbiamo indicato, concept car dalle forme innovative, pianale di carico posteriore, materiali sostenibili ed efficienza energetica. Il peso complessivo è di 1000 kg, motore elettrico, batteria da 40 kWh, autonomia di 400 km. Alessandro, due battute, grazie naturalmente anche Elisa. L'elettrico diventa quotidiano, siamo di fronte a un prototipo che tra l'altro ha lanciato il nuovo logo Citroën, è la prima volta che lo vediamo di fatto incastonato sull'anteriore di una macchina, è ancora una concept car, le forme sono più che mai rivoluzionarie, vediamo anche in questo caso ovviamente le immagini, ci dai un commento anche su Citroën Oli? Allora, intanto Oli già dal suo nome, All-E, vuole essere la risposta di Citroën a quella che è la tematica oggi più attuale, quindi come rendere democratico e accessibile a tutti l'elettrico. Quindi Oli si presenta per essere, ovviamente come hai detto tu, è un concept, ma che andrà ad ispirare tutti i prossimi futuri prodotti commercializzati di Citroën, ovviamente elettrici, e con quest'ottica di poter essere accessibile a tutti quanti. È un laboratorio su ruote, quindi c'è un enorme studio di design e anche proprio di ricerca di soluzioni e materiali anche innovativi che di solito non troviamo, come dire, normalmente sulle auto, e non a caso nei giorni della Design Week abbiamo esposto Oli nel circuito dei vari eventi a Milano, e devo dire che ha riscosso un enorme successo non solo dagli addetti ai lavori dell'automotive che sono abituati a questo tipo di temi, ma anche agli esperti di design che normalmente non tocchiamo come nostro target principale sull'automotive, proprio a dimostrazione che è veramente un esercizio anche di stile e di design molto molto originale. Emilio Patella, recentemente c'è stata appunto proprio all'inizio di marzo è stata proposta appunto la nuova direttiva per quel che riguarda ovviamente le patenti, anche e soprattutto riguardanti il nostro paese, la prospettiva di un elettrico sempre più quotidiano, perché è questo quello a cui arriveremo anche con idee automobilistiche come questa qua di Citroën Oli. Dal vostro punto di vista, è finalizzato innanzitutto alla sicurezza, deve spaventare, deve rappresentare uno stimolo, può essere un passaggio naturale, come dobbiamo interpretarla? Assolutamente. Perché il modo di guidare cambia, le auto cambiano e altrettanto il modo di guidare. Assolutamente, deve essere uno stimolo, è il futuro, su questo non ci sono dubbi, qualcuno dice non sarà l'unico, meno male, più scelte ci sono meglio è, ma sicuramente sarà la parte preponderante. Purtroppo la direttiva ha ancora qualche timore, qualche remora, si sta ragionando ancora troppo sul modello precedente. Sulla dimensione termica. Ne abbiamo già parlato anche in altre trasmissioni, c'è un maledetto vincolo del cambio automatico codice 78 che non viene rimosso neanche con questa bozza di direttiva. Noi il 3 di maggio a Bruxelles avremo un convegno dentro il Parlamento europeo per proporre delle modifiche. Però in ogni caso quella è sicuramente la prospettiva futura, bisogna lavorare su quello. Assolutamente sì. Quindi c'è la normativa ancora incompleta, mi stai dicendo? È ancora incompleta, però quella è solo una bozza. Ufficiosamente approvata a marzo. No, sono stata presentata. Presentata, perdonami, presentata. Quindi adesso ci sono due anni, certo, di tempo per modificarla, speriamo di modificarla meglio. Speriamo che nella fase di approvazione, appunto, questa, certo, è stata presentata appunto a marzo, nella fase da qui alla definitiva approvazione si possa in qualche modo sensibilizzare un po' di più. Purtroppo anche a livello istituzionale la percezione è che sull'elettrico serva un'opera di sensibilizzazione. Quindi il prossimo programma che fate, Alessandro, non lo facciamo soltanto per i giovani, che è un passaggio fondamentale, facciamolo anche per chi amministrativamente forse deve portare questa sensibilizzazione. Però ho dimenticato una cosa, siamo a Sport Italia. Ci occupiamo tanto anche di sport giovanile, tra cui il campionato primavera, nostra grande esclusiva. Mi hanno dimenticato, nel progetto appunto Generation Ami, che c'è una variante sportiva molto importante anche.
vero? Assolutamente, in effetti Generation Ami nella fase scuole è stato molto emozionante, molto impattante sullo scorso anno. Là ci siamo chiesti in Citroën come far evolvere questo brand, che possiamo dire sotto brand di Generation Ami, sempre rimanendo nell'ottica di questa evangelizzazione dell'elettrico. E allora abbiamo individuato lo sport, che dopo la scuola, insomma, è l'ambiente che i giovani normalmente frequentano di più. E quindi siamo partiti con Generation Ami Sport, quindi l'electric mobility a fianco dello sport, individuando 20 associazioni sportive, non solo, anche di calcio, ma non solo di calcio. Abbiamo basket, abbiamo tennis, abbiamo rugby, quindi diciamo abbiamo spaziato sui vari sport, proprio perché il driver non è uno sport in particolare, ma è l'educazione sulla mobilità elettrica. E quindi stiamo andando, è in corso questo progetto, e stiamo andando presso queste associazioni per svolgere nelle loro sedi quella che l'anno scorso facevamo nelle sedi scolastiche, e quindi un vero e proprio corso sulla mobilità elettrica, e corsi erogati da dei docenti qualificati su questo tema, dove anche lì poi facciamo svolgere un questionario. Questo corso vale anche per i ragazzi, per i crediti formativi, e dopodiché i ragazzi possono guidare l'auto, perché è la parte, se vogliamo, anche divertente di questi progetti, è fare il test drive. Sempre la Citroën Ami, ovviamente. Sempre la protagonista. Ne rimandiamo le immagini della Ami, ragazzi. Viene guidata, ovviamente guidata da chi ha il patentino, altrimenti come passeggeri, e devo dire che finora abbiamo fatto guidare o comunque come passeggeri oltre 2000 ragazzi dall'inizio di questo progetto Generation Ami, quindi siamo molto contenti, e sicuramente avrà anche un'evoluzione l'anno prossimo, non so in che ambito, ma adesso ci godiamo questa evoluzione sullo sport, che per noi è molto molto importante. Continuiamo a vedere le immagini. D'altronde l'avevamo apostrofata come tale, è una rivoluzione elettrica, e quindi è una rivoluzione che riguarda tanti aspetti, quello scolastico, quello sportivo. Ne riparleremo qui a Sport Italia, perché Sport Italia, tra le altre cose, negli ultimi anni è diventata prepotentemente anche e soprattutto la casa dei giovani, con l'esclusiva ad esempio del campionato primavera, ma non solo. E quindi la piccola Mi, che già abbiamo raccontato da una visione prettamente automobilistica fino ad oggi, la inizieremo a far raccontare anche da chi di fatto la sta cominciando a vivere, da un punto di vista più anche sociale, culturale, di colore anche, sempre e soprattutto orientato verso un target più giovanile. Chiusura di puntata, torniamo su quello che è l'aspetto proprio robusto della nostra trasmissione, autoprodotto. Alessandro, la vostra strettissima attualità è collegata a questa vettura qua, la C4X. Come sta andando? Ci siamo incontrati a Madrid a gennaio, faceva freddo, ma la C4X ci ha riscaldato con delle caratteristiche davvero molto interessanti. Allora, abbiamo lanciato effettivamente praticamente nelle concessionarie la C4X a febbraio, e quindi abbiamo già i primi riscontri positivi del mercato e della clientela. È un veicolo assolutamente innovativo nelle forme e nel design, e ovviamente, visto che è la puntata di cui parliamo dell'elettrico, offriamo sia nella versione diciamo più tradizionale diesel e benzina, ma soprattutto il modello di punta è la versione BEV full electric, 100% elettrica. Con motore elettrico da 136 cavalli, autonomia di 360 km nel ciclo misto WLTP e una ricarica rapida, utilizzando ovviamente le colonnine fast da 100 kW, scusate, una ricarica rapida utilizzando le colonnine fast di 100 km in appena 10 minuti, usando ovviamente la ricarica corrente continua a 100 kWh. Quindi tra le varie paure che in qualche modo la transizione energetica porta in dote, oltre che un aspetto culturale, c'è anche quello logistico, perché la gente dice non ci sono colonnine di ricarica. Ecco, le case automobilistiche, Emilio, te lo dico anche a te, perché noi ne parliamo settimanalmente, quindi in qualche modo ti racconto anche a te questa cosa che magari non sempre la valuti. Le case automobilistiche stanno intensificando molto le autonomie delle proprie vetture, proprio per ridurre tempi di ricarica, ma soprattutto ridurre queste paure legate a una definitiva transizione energetica, perché sì, è vero, le colonnine ancora mancano, ma non servono necessariamente tutti i giorni, perché come in questo caso, come dimostra anche la versione elettrica di C4X, le autonomie sono importanti, ripeto, 360 km e i tempi di ricarica 10 minuti con una colonnina fast per recuperare 100 km, quindi numeri importanti. E tra l'altro vi aggiungo una cosa, C4X, addetta non solo mia ma anche di tanti addetti ai lavori, è sicuramente una delle vetture più interessanti e originali
anche per le sensazioni di guida proposte in questo inizio 2023, già particolarmente ricco. E con questa omelia finale, concedetemelo, insomma, questo ruolo anche all'interno della trasmissione, si chiude il nostro appuntamento odierno di Simotori. Io ringrazio per averci e avervi soprattutto tenuto compagnia Alessandro Musumeci, direttore marketing Citroen Italia. Grazie Alessandro. Grazie a voi. E grazie naturalmente anche a Emilio Patella, segretario di UNASCA Autoscuole. Grazie Emilio, buon lavoro naturalmente. Sarà un 2023 all'insegna della sicurezza anche per voi. Quando vorrai ti riaspettiamo qui per parlarne. Veramente, grazie a voi. E grazie anche a Stefano Rutigliano che ci ha coordinato in cabina di regia, Silvia Toglia che ha curato le grafiche e naturalmente Elisa Donatini al desk. Grazie Eli. Grazie a te Filippo e ai nostri ospiti e a tutti i nostri telespettatori. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Restate sempre con noi, restate sempre su Sport Italia. Grazie, arrivederci.